qualcosa, che è roba! Guarda, c'è in Francia, aspetta la stonica, non si ritorna. Oh! E tu dai che cazzo fa questa cosa, ma marrucano, a me veloce. La cosa che ti fa incazzare di più non è, vedi, io ho visto dei bicchieri belli pieni di nettare, no? Di succo, è vero signora? Invece la cosa che ti fa incazzare di più di queste discoteche, che ho chiesto uno gin fizz, praticamente mi è arrivato uno schizzettino di gin, un po' di coca ed era pieno di ghiaccio che strabordava il bicchiere. Al che la signorina ha detto, guarda signorina, quello che ho chiesto da bere, mica mi sono slogato la caviglia, ha detto. Discoteca, è meglio giù da noi, signore, è meglio, ma io ho lasciato il meridione adesso, sono stato giù a Natale, come si vede dalla... Sono stato giù, mi mancano quelle cose lì, mia madre, mi manca mia madre, caspita, è arrivato Natale, è arrivato il prete a benedire la casa, fa il prete, adesso il signore è nella vostra casa. E mia madre, speriamo che divido le spese, vada. Mia madre è un po' così, mi è andata dal dottore, fa... il dottore gli fa, signore, guardi che deve fare l'eco, va bene, mia madre va bene. Siamo tutti così. È morto mio zio Peppino, 92 anni, ha messo un record che difficilmente sarà battuto in tutto il mondo. 92 anni, non ha mai fatto un giorno di lavoro in vita sua. Sulla tomba ci hanno scritto riposo in pace, cazzo ancora. Questi sono... La crisi del mondo, la crisi della globalizzazione, abbiamo voluto questa globalizzazione e adesso ce la teniamo, e proprio per saperne di più di questa globalizzazione, stasera io ho il piacere di presentarvi un personaggio che pensate, adesso preparo un po' la scena, pensate che è stato un grandissimo torero, no? È stato un grandissimo torero e aspetta, è stato un grandissimo torero, diciamo che ha matato tantissimi tori, ha girato le più grandi arene della Spagna, dopodiché ha subito un incidente, ha avuto un incidente e adesso momentaneamente non è più, diciamo, in agonistica, chiamiamolo così, non è in agonismo, però è in infortunio, sta facendo un periodo così di infortunio e ci parlerà questa sera della crisi globale, internazionale, signori, Pablo il Magnifico! Accogliamo con un grandissimo applauso! Eccolo qua! Con le mani! Pablo il Magnifico! Incidente, però volevamo sapere perché la curiosità è tanta, diciamo, ma che cazzo diciamo? Tutti sono curiosi, anch'io ero curioso, ma questo incidente è gravissimo che lei ha fatto, il toro, signor Pablo, dove l'ha colpita? Prego, si accomodi, signor. Devo aiutare prima! Signor Pablo, si accomodi? Si accomodi così? Piano. Oh! Ok, se mica. Si vede che il toro è andato troppe volte sul giù. Si accomodi. Pablo è magnifico, Pablo. Noi siamo qui perché tutto il pubblico vuole conoscere. Vuole conoscere? Sempre Solange, tutto vero. Per conoscere, diciamo, la dinamica dell'incidente, così, no? Ecco, ci racconti, diciamo, come è successo la dinamica? Sì, io sono qui per parlare della crisi finanziaria globale, non dell'incidente col toro. Vabbè, allora parliamo della crisi finanziaria globale internazionale, vero? Vogliamo sapere tutti di questa crisi, vero? Sì. Bene, allora, ci parli di questa crisi internazionale. Eravamo nel fientro dell'arena! Eravamo nel centro dell'arena. Io e Nestore! Io e Nestore. Il toro più loco di tutta l'Espagna! Il toro più loco di tutta l'Espagna. Sì, ma se la traduzione la fai male. Ma
e non so cos'è il loco. È il maschio dell'oca. Bene, aiuto, chiedo l'aiuto da casa. Nestore mi mirava e io lo miravo. Nestore lo guardava e lui guardava Nestore. Io lo miravo, Nestore mi mirava. Lui insomma. Nestore mi mirava e lo miravo. Nestore guardava, oh, lui guardava altri, insomma. E tutta la gente. E tutta la gente. Nell'arena. Nell'arena. Mi chiamava. Eravate nella Spagna del Nord-Est. Tutta la gente. Cojón! Comasco! Coyote! Cojón! Cojón! Coyote! Cojón! Coglione! Bravo, esatto! Allora, era arrivato il momento di fare la mossa del cojón. Era arrivato il momento di fare la mossa del coglione. La manteca. Tiro fuori la mantiglia da Torino. La mantiglia del Torino. Tiro fuori la mantiglia. Ah, la mantella del Torino, la mantella. Quella puta della mia mujer l'ha lavata 90 volte. E qui l'abbiamo capito. Sua moglie ha dato il meglio di se stessa. Nestore mi mirava, io lo miravo. Nestore guardava lui e lui io guardava Nestore. Io lo miravo, Nestore mi mirava. Si guardavano, vicendo. A un certo punto. E qui non c'è bisogno di attenzione. È arrivata una folata di vento. Arrivò una folata di vento. Io mi chino. Eravate in Spagna o in Cina? Sì, no, tranquillo, abbiamo capito. È colpa della forma. E il toro, diciamo, ne ha capito. Stai tranquillo, tutto si ripara. Cioè, non hai avuto culo, diciamo, però. Ma per Paolo, ma è stato doloroso? All'inizio sì, poi... Grazie! Gianluca è impastato! Che dico? Volevo ripresentare tutto Ernesto? Sì, perché è il nostro manager. C'è il nostro root manager. Tutti i cutugni. No, volevo ringraziare anche Riccardo, che dove è andato? Ah, eccolo qui, vieni qua Riccardo, vieni. Là, perché sei andato là adesso? È più fresco lì. È più fresco. Ma non tocca più salire. Ma perché sei andato là adesso? Stavo prendendo la birra. Datemi una morzata. Lavori Riccardo? Meridionale, eh? C'era una barzelletta bellissima, c'era Gesù che scese sulla terra, c'era un romano. Facciamo anche le barzellette. No, però è bella. C'era sto milanese, romano e napoletano. Andò dal milanese, oddio, Gesù disse, hai bisogno di qualcosa. Dice, c'ho quest'anca, che c'è un po' di anca, se me la puoi curare. Gesù prende la mano e la mette sull'anca. Uè, ma è via! Giusto. Cerco di fare il milanese. Non solo l'anca che mandava, anche la voce. Anche una aggiustata alla lingua. Poi fa al romano, fa, tu hai bisogno di qualcosa, dice, io sono occhio a Gesù, gli tocca l'occhio, ci vede. Così gira verso il napoletano, fa, tu hai bisogno di qualcosa, fa, oi Gesù, non mi tocca che sto in malattia. Io ho sempre il terrore di queste cose qua, perché quando inizia le barzellette poi comincia proprio in fondo, cioè, ma io una raccontare.
danza, poi anche l'ultimo. Guarda come la danza. Sì, dimmi. No. Meno male, ho pensato che mi chiedevi veramente la pazienza. Dov'è? A Cucarini? No, chi è che allora? Fagliani, vieni allora, vieni qua, vieni, vieni, vieni. Dai, vieni, 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 vieni. Vieni, vieni, vieni. Che bello, che bello. Tra l'altro, una bellissima ragazza, vieni. E aspetta, mi manca. Allora, aspetta, il microfono, sono Riccardo. Come? Ah, Riccardo, ecco. Puoi andare lì a bere la birra, ma sono mica avvicinato. Allora, Eli. 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 Facciamo gli auguri a Eli. Che fa una... Guarda, grazie per aver deciso di festeggiare qua l'articolo, soprattutto anche con la nostra presenza. Non si dice quanti anni compi. Cosa fai nella vita? Segretaria. Segretaria, beh, dicono tutte così. Come è la dico una cosa a casa. Va bene, grazie Eli, grazie mille, buon compleanno. Fidanzato lì. Non c'è il fidanzato. In sala, va bene. Ma non posto no. Grazie Eli, grazie, ti accompagno, grazie mille. E le barzellette, il karaoke, poi che facciamo? Scusa. Allora, grazie per averci dato Ripeccata. Per questo. A me non ho dato niente. No, lei. Quanti anni ha compiuto Eli? Non si dice, non si dice, saranno 20, 21, sì, non è che uno. Ma ce lo dico non con l'interesse, nel senso. Da quando sarà la ventesima volta che vieni all'Arlecchino, Gianluca? Sì, sono venuto, sono venuto diversi anni fa con i Turbolenti, che sì. Saluto la formazione ormai stessa. Un applauso anche ai Turbo, ai grandi fondatori anche di Colorado, eh? Se Colorado è un grande successo oggi, lo devono anche e soprattutto ai Turbolenti, sì, sì, che 10 anni fa hanno cantato con l'Arlecchino. Poi vogliamo ringraziare anche Ciro, perché è stato uno dei pochi che non ci ha fatto lavorare quando... quando eravate famosi. Allora, no, tra l'altro, notizie così, di giusto per iniziare l'anno. Colorado tornerà ad aprile-maggio, con l'edizione di 8 puntate. Non ci sarà Belen, che nel frattempo... Meno male! È molto male. Chi volete la posta di Belen? Gianni. Gianni chi è? Ah, Gianni! Gianni è venuto. Ma guarda che sono incinto pure io. Devo dire che Gianni è tra i papà. C'è stato un uomo incinto. L'hai detto, grazie! E tutta la sera per dormire voi, ma che adoro! Oggi copri cosa? È bellissima! Allora, copre o non la copre? È bellissima! Comunque! È amica di Riccardo! Datemi i soldi e fatelo uscire. E torneremo ad aprile maggio con altre puntate. Non ci sarà Belen, non è tutto il resto. E ci sarà invece un presentatore diverso che affiancherà Paolo Ruffini, che vi è gradito Paolo Ruffini, mi sembra che sì. Ottimo. Non ha fatto battute. Sì. Ma tu dici Paolo Ruffini? Non conosci? In Colorado non lo vedi? Ma meno male. Ma che programmi vedi? Che programmi vedi? Dallas. Non vedi la televisione. Fai bene. Facciamo un applauso. Perché? No, scusami. Anna, facciamo un applauso anche. Vieni al film per divertirsi. Perché il pubblico là è già vivo sempre quello. Perché il pubblico live è bello? Perché deve stare a 15-20 centimetri da noi, perché il pubblico deve sentire il sudore dell'artista. E dopo un po' cazzo, lo sento io da qua, figura. Va bene, no, allora. Cazzo, bravo. Cioè, il fa, cazzo, è troppo bravo. Ma la terza volta, è buona, è meglio che ne va. Va bene, no,
No, ringraziamo Ciro, tutto lo staff del Fico. Applausi. Ciro, la tecnica, grazie. Noi speriamo di tornare e con questo teniamo anche un buon anno, un buon inizio d'anno al Fico e a tutti voi qua presenti. Grazie. Gianluca è passato. Ciao. Ciao. Ciao.